È arrivata in Italia la liraglutide per il controllo del diabete di tipo 2, una novità davvero piena di vantaggi, professor Consoli, perché è stato definito un farmaco intelligente? Intelligente perché, al contrario di altri farmaci per il diabete, stimola la secrezione insulinica solo quando ce n'è bisogno, quindi solo quando la glicemia supera alcuni livelli. Ma possiamo dire come agisce? Agisce stimolando la cellula beta, la cellula del pancreas che produce l'insulina, a produrre l'ormone, ma solo quando c'è bisogno di insulina. E quindi si evita il rischio di avere glicemie troppo basse, la ipoglicemia appunto, che è un rischio alto per persone in trattamento per diabete e che rappresenta, la ipoglicemia, un effetto collaterale grave, a volte molto pericoloso. Il vantaggio principale quindi della liraglutide è evitare l'ipoglicemia, che è un'insidia sempre presente in chi fa una terapia antidiabetica. D'accordo, professor Sesti? Sì, certamente questo nuovo farmaco è in grado di evitare l'ipoglicemia e quindi di consentire anche una migliore qualità di vita per il paziente. Inoltre ha altri effetti molto importanti, per esempio riduce il peso, che è uno degli effetti collaterali di molti altri farmaci antidiabetici, invece la liraglutide è in grado di provocare un calo ponderale ed inoltre è anche in grado di controllare la pressione arteriosa, quindi diciamo nei soggetti che hanno un incremento, un'ipertensione arteriosa, riduce i livelli di pressione arteriosa che costituisce un fattore di rischio cardiovascolare importante nei malati diabetici. Liraglutide e il paziente entra davvero in una nuova dimensione.